Un bianco lo accettiamo in Italia, cioè accettiamo che viene in Italia. Uno nero, cioè uno di colore, quindi uno con la pelle scura, ripeto, di colore marrone, invece non lo andiamo ad accettare in Italia, non accettiamo che venga nel nostro paese. Salve a tutti, utenti di YouTube, da Leandro, conoscitore italiano. In marcia oggi, passeggiando, come al solito, passeggiando, passeggiando, osservo i diversi comportamenti e riesco sempre più a farmi un'idea totale, completa, completa, oltre che completa, che concreta, di quelli che sono gli atteggiamenti di noi esseri umani. E credetemi, che purtroppo, a mio avviso, è una mia opinione, siamo sempre più cattivi, non dico tutti, ma a mio avviso la maggior parte lo è. Ok? È una mia opinione, non sentirti offeso o ferito o ferita, sia chiaro. Allora, ragazzi, oggi vi parlo di un argomento veramente incredibile. Guardate che belle le i rami, i tronchi dietro di me. È la natura che io adoro e ritengo straordinaria, oltre che sublime, quindi epica. Allora, fatemi di fatto, de facto, attraversare la strada. Ecco qua. Allora, in Italia abbiamo una problematica, no? Tutti la conosciamo, che poi è una problematica che riguarda non soltanto l'Italia, ma riguarda un po' tutti i paesi dell'UE, cioè dell'Unione Europea, del nostro continente, l'Europa. Cioè noi abbiamo una immigrazione molto forte, cioè persone che scappano dai loro paesi d'origine e vengono, giungono nel nostro, l'Italia. Perché lo fanno? Perché in pratica scappano da guerra, da povertà, quindi da miseria. Ed anche perché sperano che magari qui in Italia riescono a trovare un posto di lavoro. Attenzione, trovare qui in Italia un posto di lavoro a mio avviso è una chimera, cioè è un desiderio irrealizzabile, è impossibile a mio avviso trovare un lavoro in Italia. Perché? Perché ci sono una marea di disoccupati, perché i posti di lavoro scarseggiano, perché la situazione economica dell'Italia è, a mio avviso, devastante. Va bene? Ora, fin qui mi sembra tutto risaputo, no? Tutto scontato, azzardo a dire. Giusto? Giusto. Bene, che succede però? Succede una cosa molto brutta, a mio avviso, e cioè che un immigrato clandestino che viene in Italia ed ha la pelle scura, quindi la pelle marrone, noi non lo andiamo ad accettare, cioè diciamo deve andare via dal nostro paese, no? Quanti ho sentito dire questa frase, no? Deve andare via, devono andare via, no? Perché hanno la pelle scura? Okay. Però invece se magari venisse un bianco, no? Per esempio un rumeno, oppure un albanese, oppure che ne so, uno slavo, insomma, anche una persona che magari è un francese, ma anche uno spagnolo, va tutto bene, lo accettiamo. Allora, vedete qual è la profonda ipocrisia umana? Cioè, davanti ad una persona di una pelle diversa nel colore, noi ci sentiamo quasi, tra virgolette, soffocati, ci sentiamo in dovere di andarlo a discriminare. Attenzione, non sto dicendo che tutti siano in condizione, o meglio, pensino che l'immigrato di colore debba essere, diciamo così, discriminato. Però siamo sempre più pronti, tra virgolette, no? La butto là. Recepire, o meglio, a puntare il dito contro chi è, diciamo,
di un colore di pelle diverso dal nostro, quindi chi è per esempio di colore marrone. Cioè noi abbiamo un diverso trattamento, riserviamo alle persone che abbiamo davanti. È inutile dirlo, è inutile negarlo, va bene? Ma la cosa più, io la chiamo più incredibile, no? È che non accettiamo chi, magari l'immigrato di colore, quindi che ha la pelle marrone, venga in Italia. O comunque, in molti casi, ma non in tutti, per fortuna, viene operato del razzismo. Cioè il razzismo che è un male, no? A tutti gli effetti, non è un bene. Ti porta, o meglio porta, l'essere umano a discriminare l'altro. Cioè la discriminazione, no? È talmente forte, talmente profonda, talmente palese, no? Che vuoi o non vuoi, ti porta a compiere la discriminazione di quella persona, di quell'entità umana, ok? Ora, perché l'essere umano è mosso da discriminazione nei confronti di chi ha una pelle di colore diverso? Perché magari quello bianco, per esempio un francese che viene in Italia, oppure un tedesco, tra virgolette, che io lo reputo un immigrato, no? Perché viene da un paese ad un altro, che è il nostro, viene accettato, invece quello con la pelle scura, per esempio un congolese, no, oppure uno del Ruanda o del Sudafrica, viene da noi ad essere, tra virgolette, non accettato. Semplice, perché è tutta una questione di pelle, tutta una questione di pelle. Cioè che significa di pelle? Di colore, di colorazione di pelle, va bene? Non ci sono altre cose, non ci sono altre situazioni, va bene? La pelle è quello che conta, cioè il colore della pelle viene a essere visto prima rispetto a quella persona. Magari quella persona potrebbe essere la più buona del mondo, no? Però magari ha la pelle marrone, però per il fatto che ha la pelle marrone, per l'essere umano, non tutti per fortuna, ma per molti esseri umani, è una persona da denigrare, da non accettare, da non rispettare, da non tenere in considerazione, da vituperare, da non apprezzare, da non stimare, tra virgolette, no? Ecco, questo quindi crea, a mio avviso, una situazione dove abbiamo una instabilità emotiva e dove abbiamo soprattutto una instabilità nell'ambito della psiche, o meglio della psicologia umana. Bene. Umanamente parlando, siamo, tra virgolette, in una condizione nella quale ci ritroviamo veramente soli e continuiamo a dare per scontato che quello che facciamo, che quello che pensiamo nei confronti di un altro essere umano sia legittimo, quando in realtà di legittimo non c'è proprio un bel niente. Bene, spero di essere stato chiaro e con voi, cari utenti di YouTube, spero di essere stato sincero, come mi auguro. Da parte mia è tutto, iscrivetevi al canale, commentate, fatemi sapere cosa ne pensate, ho offerto la mia visione, barra la mia opinione, il mio punto di vista, sperando di avervi fatto capire in modo autentico ciò che penso. Ciao a tutti da Leandro, conoscitore italiano.